In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Ci mettiamo nella tua santa e divina presenza, Signore Gesù. Prima di fare questa meditazione, anzitutto ringraziandoli di tutto quello che incessantemente nella tua bontà ci doni, con cui arricchisci la nostra vita, della grazia di questo nuovo giorno, della grazia di poter fare questa meditazione. Umilmente ti chiediamo perdono delle nostre miserie, delle nostre mancanze, dei nostri peccati e invochiamo lo Spirito Santo per avere da Lui la grazia di poter fare con frutto questa meditazione. Deus meus tot corde penitente me omnium meorum peccatorum mea quae detestor quia peccando non solum pena sate ius et statutas pro meritus sum, se praeterti quia offendite sum un bono martinium qui super omnia dirigaris. Ideo firmi del propono, adiuvante grazia tua, decetur me non peccatorum, peccandico, occasione proxima, sfuggiturum. Amen. Deus meus tot corde penitente me omnium meorum peccatorum, mea quae detestor, quia peccando non solum penas a te iuste, statutas pro meritus sum, se praesertim qui offendite, summum bonum et dignum qui super omnia dirigaris. Ideo firmi del propono, adiuvante grazia tua, decetur me non peccatorum, peccandico, occasione prossima, fugiturum. Amen. Beni creato spiritus mentes tuorum visita impre superna grazia che tu creasti pectora. Qui dice risparaclitus altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas e spiritualis unctio. Tu septiformis mundi legitus paterne dextere, tu ride promissum patris sermone dita scriptura. Accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, firma nostri corporis virtute firma sperpeti. Ostem repellas longius, facenque dones protinus, tuttore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te potriusque spiritum credamus omni tempore. Deo patris et gloria, ac filio via mortuis, surrexit ac paraclito in seculorum secula. Amen. Emitti spirito tuo e crea contur et renovamus pace in terra. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai. Libro quarto, capitolo primo. Ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno dal primo istante che partì da Nazareth e andò a Gerusalemme, al Tempio, per dar principio alla sua predicazione, fino a che fece ritorno in Nazareth per quivi predicare e rivedere la sua diletta madre. Seconda parte, il secondo sermone, esortazioni. Supplica il padre, amore e avversione va mendicando. La mattina per tempo entrai di nuovo nel tempio e qui genuflesso pregai per lungo tempo. Accorsa gran moltitudine di gente, in parte per udirmi, essendosi già sparsa la fama della mia dottrina, ed altri per negoziare. Domandato l'aiuto al Padre, che sempre feci prima di ogni opera, mi alzai e con autorità comandai di nuovo che cessassero dal lavorare e ragionare, il che fu subito fatto, non potendo resistere alla mia voce. Incominciai a predicare con il solito zelo della gloria del mio Divin Padre. Tornai di nuovo a raccomandare loro l'obbligo di osservare la legge, essendovene molti che non mi avevano udito il giorno prima. Ed il modo con cui devono stare nella casa del mio Padre Divino e come essi la profanassero col commercio. Feci loro ben conoscere che essi non osservavano la legge se non in cose minute ed apparenti, aggiustando tutto a modo loro, e che quelli che professavano di essere i veri osservatori della legge erano quelli appunto che più degli altri la violavano. Infatti, feci loro conoscere come i loro cuori erano pieni di malizia, di colpa, di simulazione e di ambizione.
Tutto però, dicevo, con somma sapienza, prudenza e grazia, accompagnata da ardente zelo della gloria del mio Padre Celeste e della salvezza delle loro anime. Dimostrai loro, con prova delle scritture e profezie, essere nel mondo il Messia ad essi promesso. Feci loro conoscere il grande obbligo che avevano verso il mio Divin Padre per le misericordie usate verso di loro, degnandosi di mandare il Messia, tanto da essi non meritato. La mia predica si prolungò molto, anche se non annoiò nessuno, perché tutti mi ascoltavano con attenzione. Quantunque molti erano infastiditi per le verità che predicavo, trovandosi molto colpevoli al cospetto del Padre mio, nondimeno stavano ad ascoltarmi con molta attenzione. E nessuno ebbe mai l'ardire di riprendermi in cosa alcuna, conoscendo chiaramente che tutto ciò che loro predicavo era la verità. Mentre mi ascoltavano, molti lodavano il Padre mio per aver mandato loro un uomo che sapeva così bene insegnar loro il modo di osservare la legge e che con celeste dottrina li ammaestrasse. Dicevano: questo sì che è veramente uomo mandato da Dio e grande dottore. Questi erano per lo più i semplici e i poveri, i quali, per non essere ripieni di malizia e di ipocrisia, come i dottori e i grandi del popolo, facilmente abbracciavano la mia dottrina. Nei loro cuori avevo i suoi effetti la grazia del Padre mio, accompagnata dalla mia parola. Verso di questi, alle volte, rivolgevo i miei sguardi, e restavano confermati maggiormente i loro cuori. I dottori, i ministri del Tempio ed alcuni degli anziani che qui si trovavano, conoscevano chiaramente anche loro che la mia persona era più che umana, e la mia dottrina e sapienze e sapienza più celeste che terrena. Intanto la passione rodeva il loro cuore come l'invidia e l'ambizione, e tanto più fremevano in quanto non potevano oppormi cosa alcuna per la quale avessero potuto farmi tacere o scacciarmi dal tempio. Non potendo soffrire tanta luce, restavano accecati maggiormente dalle loro passioni. Erano costretti, loro malgrado, a confessare che la mia sapienza era celeste, la grazia e le maniere sovrumane, il modo incomparabile, pur conoscendo tutto con chiarezza, mai si vollero arrendere, resistendo sempre alla grazia e all'efficacia delle mie parole. Quanta pena sentivo nel vedere quei cuori duri ed ostinati. E molto più si addolorava il cuore nel vedere che sempre più sarebbero stati duri e perversi, convertendo in veleno quella medicina salutare che io davo loro per sanarli, ed in maggior tenebre quella chiarissima luce che sopra di loro mandavo per illuminarli. Quanto più grande era la loro durezza, tanto più con maniere soavi ed amabili parlavo loro, per muoverli maggiormente ad arrendersi alla luce che facevo scorgere a loro riguardo alla verità della mia parola. Terminata la mia predica e fatto conoscere loro la verità della mia dottrina, dissi loro chiaramente che io ero venuto per insegnare ad ognuno la via che conduce al cielo e per manifestare le misericordie del Padre mio, che già aveva dato loro il vero Messia. Perciò avrei continuato la mia predicazione. Venissero pure ad ascoltarmi quelli che bramavano di entrare nel Regno dei Cieli, perché io avrei insegnato loro la via sicura che adesso conduce. Molti a quelle parole, infervorandosi di più, ringraziavano il Padre mio, e molto affezionati alla mia persona per le mirabili attrattive che mi scorgevano e per la suavità e la dolcezza delle mie parole, bramavano stare sempre qui ad ascoltarmi. Furono mirabili gli effetti che causò la mia predica nelle persone semplici e devote. Gli stessi effetti sentivano i dottori della legge, gli anziani, i ministri del tempio, ma questi, pieni di superbia e di ambizione, respingevano quegli effetti buoni, li discacciavano e cominciavano ad avere avversione alla mia persona perché, scacciato da loro l'effetto buono, molto più si impossessava di loro il male. Terminata la predica, pregai il Padre
E resi grazie a lui come era solito, e gli chiesi di nuovo la conversione di quei cuori duri ed ostinati. Mi offrii tutto a lui, dicendo: Padre mio, ecco che io ti sacrifico tutto me stesso. Non sdegnarti contro i miei fratelli, sopportali, e se vuoi castigarli, eccoti la mia persona, riversa pure sopra di me i flagelli del tuo giusto sdegno. Si placava il padre, e per questo osavo sempre più a domandargli grazie per la conversione di quel popolo. Terminata la mia orazione, venivano da me molti perché li istruissi nei loro dubbi e li consolassi nelle loro afflizioni. Infatti, sentendo il mio parlare, vedendo la mia persona tanto amabile, si apprestavano con molta speranza di essere consolati. Io li ascoltavo, li consolavo, li ammaestravo. Essi restavano consolati, lodando e benedicendo il Padre mio divino, e tornavano alle case loro con il desiderio di tornare presto ad udire la mia predica. Non fecero così i maestri e i dottori, i quali, tutti pieni di sdegno verso di me, fremevano nei loro cuori. Cresceva la loro passione in quanto non potevano condividerla, perché non avevano dove attaccarsi contro di me. Vedendo l'applauso che il popolo radunato faceva nell'udirmi, fremevano, ma tenevano nascosta la passione per manifestarla poi, quando sarebbe capitata loro l'occasione. Credevano di cogliermi in qualche errore, confrontando la mia persona con la loro. Essendo perfidi e maligni, incorrevano spesso in gravi errori. Perciò si misero in cuore di osservare minutamente tutte le mie azioni e pesare tutte le mie parole. Per questo venivano ad udire le mie prediche, e quantunque ne rimanessero sempre più sconfusi e svergognati, tanto più venivano per raggiungere il loro scopo. Restato poi libero, per aver dato ad ognuno la sua soddisfazione, mi trovavo, sposa mia, in molta necessità di prendere qualche ristoro, sentendo che la mia utilità andava debilitandosi, perché da quando mi cibai con la mia diletta madre non avevo preso cosa alcuna per sostentare la mia umanità. Perciò, recitate prima le divine lodi e facendo le solite offerte, uscii dal tempio ed andai a cercare l'elemosina di un poco di pane e d'acqua per amore del Padre mio. Per suo volere essa mi fu negata, volendo il padre che anche in questo soffrissi. Andai cercando ancora, finché, trovato poco pane, potei con quello mitigare la mia fame. Anche per cercare l'acqua dovetti mendicare in più luoghi, finché, trovatala, mitigai la sete che mi tormentava. Dopo essermi cibato, rivolto al padre, gli offrivo la mia umiliazione in supplemento di tutto quello in cui mancano i miei fratelli, in modo particolare per quelli che, essendo poveri, non si vogliono umiliare a domandare l'elemosina e la cercano con modi impropri e con grave offesa del padre mio. Lo pregai che per quell'atto di umiltà da me esercitato si degnasse di dare un tale sentimento anche a tutti i miei fratelli poveri, perché si umiliano a mia imitazione, cerchino l'elemosina per amore del loro Padre Celeste, che si è compiaciuto farli poveri nel mondo per farli ricchi nel regno dei cieli. Mi promise il Padre una tal grazia, cioè di dare a tutti i poveri di questo sentimento e spirito di umiltà. Molti ne approfittano, ma molti ne abusano, e reputando vergogna e disonore cercare l'elemosina, si procurano il vitto con modi tanto impropri, offendendo il Padre mio, disonorano l'anima loro. Molta pena intesi per questi. E molto li raccomandai al Padre, perché desse loro tanta grazia da poter conoscere il loro errore. Ed il Padre mi compiacque. Infatti, vidi che molti avrebbero approfittato della nuova grazia e ne resi grazie al Padre mio. Gli dissi che, come io, seguitando a domandare l'elemosina, l'avevo infine trovata, così, quando i miei fratelli gli domandano qualche cosa necessaria e perseverano nella domanda, sii degni di renderli consolati con dare quanto gli chiedono per il sostegno dell'anima e del corpo. Mi promise di farlo l'amoroso padre, e infatti non manca di consolare chi con perseveranza fa ricorso al suo aiuto. Laudentur Iesus et Maria. Ave
Allora, siamo alla seconda predica di Gesù nel Tempio. Ce ne saranno ancora, ci sarà anche la terza, la quarta, la quinta. Sto scorrendo un attimo. Il capitolo. Ah, poi qui ci sono altri sermoni, quindi ce ne sono un bel po'. E già però abbiamo visto ormai, e poi c'è anche, vedete, il sermone del grande giorno della festa. Ok, è un capitolo abbastanza lungo che termina, come dice Marco, San Marco, nei primissimi battute, mi sembra che è il terzo capitolo, col complotto degli scribi e dei farisei. Quindi la situazione diventa subito, immediatamente, manco in tempo ad affacciarsi il nostro Signore, che la situazione diventa subito incandescente con questi. Andiamo con ordine nella meditazione, anzitutto per cogliere una cosa. I semplici e i poveri sono quelli che accolgono la predicazione del regno. Questo così era e così sempre sarà. Allora, chi sono queste due categorie di persone? Le persone semplici, semplice è il contrario di complicato. Quindi a volte per comprendere un termine basta che ci rivolgiamo al suo contrario, no? Semplice non è necessariamente una persona semplice, non è sinonimo di stupido o di sempliciotto, no. Semplice è persona che è capace, appunto, di mettersi dinanzi alla verità proclamata senza strutture, senza precomprensioni, senza barriere e soprattutto senza quella cosa che era tipica degli avversari di Gesù, cioè senza difese. Perché gli avversari di Gesù, il discorso è molto semplice, e riprendo alcune cose dette ieri, ma queste sono, guardate, dinamiche psicologiche, prima le capiamo è meglio è, perché altrimenti non ci convertiamo mai. Questo lo dico con tristezza, racconto un'esperienza. Io ho 20 anni di sacerdozio, dico sempre: non sono 50, però non sono neanche 2, quindi con 20 anni se ne sono già viste tante, quindi si possono fare alcuni bilanci derivanti dall'esperienza, perché ci sono persone. Attenzione, sono varie categorie. Ci sono i cosiddetti parrocchiani cattolici adulti, quelli proprio non, quelli proprio nemmeno se viene San Francesco Redivivo, per quanto mi riguarda. Almeno il curato d'Ars, io non lo so se il curato d'Ars, io dico sempre, me lo dico a me, lo dico pure al Signore, dico purtroppo io non sono bravo come curato d'Ars, perché qui lui ha convertito a Ars, io sermoneta ben poco, insomma, quindi si vede che manca qualcosa, sicuramente mancheranno tante tante cose, però effettivamente lì ci sono dei problemi seri, perché il cosiddetto cattolico adulto è uno che, attenzione, si è rifatta la fede a sua immagine e somiglianza, si sciacqua la bocca con le cose moderne, col concilio, con le cose, no? Io ricordo un'esperienza vissuta in un'altra parrocchia, tanto non faccio i nomi, tutti sanno, io da sempre sono stato molto allergico alla comunione in mano, e una persona, che peraltro era anche un pezzo grosso della parrocchia, nel senso che tra i collaboratori stretti, era a dire: ma tu come ti permetti di dire, di predicare contro questa cosa? Tu sei contro il Concilio Vaticano II, dico. Adesso, a parte il discorso approfondito e ampio sul Concilio Vaticano II, che, ma
Dico, guarda che nel Concilio Vaticano II, io ho letto tutti i documenti dal primo all'ultimo, dalla prima riga all'ultima riga, non c'è scritto nulla sulla comunione in mano, anzi c'è scritto pure che la messa bisogna recitare, bisogna celebrarla in latino, c'è scritto la Sacrosanctum Concilium, detto fra me e te. Quindi è gente che, forte di tante frasi fatte e dette, ormai si è costruita, d'accordo, si è costruita la propria automorale. Cioè, io ho sentito dire, cioè, viene concepito un figlio fuori del matrimonio da gente di questa fatta, e vanno a dire questo è un regalo della Madonna perché è stato concepito nel giorno che non mi ricordo che cos'era. Sarà un regalo della Madonna. Ma convinti, eh? Sono cose che ci raccontiamo tra sacerdoti, no? È un regalo della Madonna. Attenzione, si tratta proprio di cattolici adulti e cattolici adulti, non dico maggiori particolari perché il mondo è piccolo e si sa mai, però figlio concepito fuori dal matrimonio è un regalo della Madonna. Ok? E che gli avrei a dire a questi? Dovrebbero sapere che il sesto comandamento dice non commettere atti impuri dato che sono così adulti, no? Ma se lo sono completamente reinterpretato. Con questi ci sta poco da fare, eh? Molto poco da fare. Poi ci sono due categorie di lontani, no? Quelli che hanno il cuore indurito e ancora non hanno toccato il fondo. I beffardi li chiama la Sacra Scrittura. Questi hanno bisogno di prendere molte mazzate dalla vita prima di darsi una calmata e di avere quindi un cuore disposto ad accogliere la predicazione. Il problema è che ci sono anche le anime apparentemente devote. E queste sono quelle con cui anche i preti di buona volontà prendono le cantonate. Perché sembra che ascoltino, sembra che si convertano, sembra che cambino vita, ma in realtà, e questa è una cosa bruttissima, è tutta facciata. Tutta facciata. Dopo anni, da che cosa si vede? L'interno, le passioni, i difetti sono, non sono rimasti tali e quali, d'accordo? Tali e quali, ma peggiorati. E in qualche caso, dopo essere stati, come dire, non so se volontariamente o involontariamente nascosti, nel senso che sarà consapevole e finge o non è consapevole e quindi non sa manco lui. Questo è un grande mistero, questo qui. Però ci sono dei sospetti, ok? Escono fuori. E per cui veramente non lo so, però bisogna dirla questa cosa qui. Ora, qual è il problema di queste categorie di persone? È che non sono persone, perché se tu vai a approfondire, i cattolici adulti è gente che usa, diciamo così, la fede, la religione, gonfiandosi, quindi pensando di sapere già tutto, e per riaccomodarla alla propria vita e alle proprie passioni, trovando in essa la giustificazione. La giustificazione è assurda perché è completamente. Ecco perché quando Gesù predica, e anche perché quando un predicatore predica, queste sono le classiche persone che se ti sentono una predica, te ne diranno un sacco e una sporta e ti faranno terreno bruciato. Io questo parlo, amici, con campagne diffamatorie interne ed esterne, di tutto. Ma la seconda categoria, quelle delle conversioni apparenti, quelle delle anime apparentemente, la terza meglio, perché poi ci sono i lontani grossolani che poi quando c'è di mezzo l'ignoranza o la durezza di cuore dovuta a povertà culturale e ambientale, chiamiamola così, non soltanto culturale, ma anche da ambienti proprio piccoli dove uno è vissuto, è un altro ostacolo non indifferente. Ma la terza categoria è veramente impressionante.
E questi non soltanto che fanno dei grandi guai a se stessi perché si pensano, loro si pensano di essere dei grandi convertiti, dei grandi santi, ma non lo sono. Campano nell'illusione spirituale, non sono certamente anime gradite agli occhi del Signore, anche se pensano di esserlo, e combinano pure un sacco di guai. Tanti. A se stessi e non solo a se stessi. Allora, su questo noi dobbiamo fare sempre attenzione ad esaminare profondamente le nostre intenzioni, a entrare dentro noi stessi, a interrogarci, l'ho detto tante volte, per chi sto facendo una cosa, perché non avere paura, e ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo, cioè questo è un problema, figlioli miei cari, serio, perché quest'operazione non è gradevole e non la fa quasi nessuno, di entrare dentro noi stessi, vedere veramente quali sono i problemi profondi, vedere quali sono le nostre ferite, o chiedere al Signore che ce li illumini, vedere quali sono le nostre profonde intenzioni. Ok? Questi, poi c'è la categoria degli odiatori. D'accordo, quindi di quelli che le categorie degli oratori, degli odiatori vanno pescate in questi, dove vanno pescate? Capito? In quelli che hanno qualche scheletro nell'armadio, d'accordo, o qualche peccato che gli piace ma non vogliono lasciare, il predicatore lo flagella, ecco, li diventano delle belve. Ancora di più se poi il predicatore ottiene qualche successo con le anime buone. E ancora di più se questi magari sono predicatori come lui, perché i dottori, i farisei, le cose erano preposti all'insegnamento. Quindi quelli diventano belve il doppio, perché fanno la doppia vita e diventano invidiosi del predicatore con quello che dice converte le anime buone e flagella i loro costumi. Quindi su questo diventa proprio, si scatena il finimondo. Un'anima semplice è un'anima che desidera sinceramente nel cuore la conversione, che cerca la verità, che cerca il bene, quindi ascolta e si converte, cambia vita e non a chiacchiere o a gesti semplicemente esterni, di facciata. Ma cambia veramente vita e questo poi si vede da tutto quello che fa e dalle virtù che cominciano ad emergere. Oggettive. Quindi facciamo attenzione, amici miei cari, facciamo sempre molta molta attenzione, perché i poveri lo stesso non sono soltanto i poveri poveri. Certamente i poveri poveri, come dire, da un punto di vista oggettivo hanno qualche piccolo vantaggio. Ma qualche piccolo però vantaggio, perché abbiamo visto quando poi Gesù si mortifica, andare a fare il mendicante, cosa fa? Stigmatizza la superbia di certi poveri. Se tu sei un povero reale, io li ho conosciuti i poveri reali, non come dire, gli accattoni di professione, quelli non sono poveri reali, attenzione. Io non mi dimenticherò mai una scena vissuta X, in un posto X. Ti viene una persona, un padre di famiglia, tutto contrito, tutto quanto veramente mortificato e pieno di vergogna, a dirmi: padre, io mi vergogno tanto, ma devo chiedere un aiuto. Che è successo? Guardi, sono stato disoccupato per un bel po' di tempo, ho prosciugato tutte quante le mie risorse, ho famiglia, ho figli. Mi hanno assunto, però l'avevano assunto in un posto non fuori mano, che doveva prendere il treno tutte quante le mattine. Guardi il contratto, mi ha fatto vedere il contratto, l'assunzione partiva appunto dal mese dopo, quindi qualche giorno dopo. C'ho un problema, non posso pagarmi sto mese l'abbonamento del treno. Però, padre, se lei mi aiuta, poi al primo stipendio vengo e gli do i soldi. Io ho fatto l'identikit del vero povero.
Gli ho dato immediatamente tutto, gli ho detto, dico, ti metti quei soldi, non ti preoccupare. Ma alla fine del mese dopo è tornato, ho detto, dico, non ti preoccupare. Quindi si è umiliato perché stava realmente in una condizione di reale bisogno. Oggi purtroppo abbiamo i problemi pastorali degli ingannatori, dei simulatori o degli accattoni di professione. Anche di questi l'ho incontrati a Gogo, quindi certamente un accattone di professione non è una persona ricca secondo il mondo, no? Perché altrimenti non va a fare l'accattone di professione, però è una persona che ha scelto di vivere di espedienti, capito? Sono i furbetti, no? Sono quelli che quando c'erano il reddito di cittadinanza, tutti quanti contenti, che così c'è soldi in tasca e fai niente la mattina e la sera. Questo non va bene, questo qui no. Ecco. Comunque non è questo il senso della meditazione. Il povero, sapete che nelle beatitudini sono due varianti. Luca dice beati i poveri perché vostro è nei cieli. Matteo dice beati i poveri in spirito perché di essere nei cieli. I poveri in spirito sono di nuovo, le persone sono umili. Umili in che senso? In quel senso fondamentale, che è fondamentale però, che è l'umiltà dell'intelletto. Cioè l'umiltà dell'intelletto è riconoscersi bisognosi. È quella di Socrate, so di non sapere. Se tu ascolti una predica, tu non puoi pensare come cattolici adulti che sai già tutto. Chi è questo? Come si permette questo come a dire queste cose? Sapete, Paolo, cosa vanno a dire questi qui, no? Ma che te pensi che io ho una vita che frequento la parrocchia, io ho una vita che vado in chiesa, ma tu che me devi dire? Che mi vuoi dire? Niente. Se non ti serve niente, fa finta di non conoscere, insomma, no? Ma stare tranquilli, a questa gente gli serve, perché anche lì quando comincia a fare certe prediche, perché a me questo è successo, l'ho raccontato, ci sono le convocazioni con i processi al parroco, noi dobbiamo dirti una cosa però, ma senti però, da quando sei venuto tu, e qua ci vanno le domeniche per storto, tu non ci puoi andare per storto la domenica, dico, perché che ho fatto? Ma tu non le prediche, parli del peccato, parli dell'inferno, parli del diavolo. Dico, scusa, ma di che devo parlare? Dico, ma queste non sono mica cose dette per voi, voi siete gente che frequentate. Chiaramente io parlo perché sto in una parrocchia nuova che non conosco, e chiaramente di questi tempi devi anche aiutare le persone. Ma così a noi ci mandi per storto la domenica. Dico, te devo rispondere. Dico, scusa, se te va per storto la domenica, mi fai pensare male. Perché vuol dire che tu sei colpito dalle cose che dico, quindi che ci stai in mezzo pure tu, quindi se te va per storto in questo senso, io sono ben contento che te vada per storto in questo senso. Capito? Quindi i poveri in spirito sono gli umili, l'umiltà dell'intelletto, la consapevolezza, so di non sapere. Io, amici cari, pregate per me, lo so che purtroppo potrei trovarmi. Penso di sforzarmi di fare quello che Dio vuole, cioè di camminare. Spero, ma io non posso mica essere sicuro al 100%. Chi l'ha detto che tutte quante le scelte che faccio dalla mattina alla sera, tutte quante conformi alla volontà di Dio, che il Signore non mi sta chiedendo qualcosa che io non me ne accorgo, non mi sta esortando a togliere, che ne so, un difetto, un'imperfezione, che mai che io faccio orecchie da mercanti, che caspita ne so. Mica possiamo essere sicuri che sappiamo già tutto. E poi c'è l'umiltà della volontà, l'umiltà della volontà che non disdegna di umiliarsi. Quindi una volta che io ho riconosciuto che c'è qualcosa che non va, mi umilio, chiedo perdono a Dio, mi vado a confessare. D'accordo? E non odio chi mi ha detta la verità, ma lo ringrazio perché dico, meno male che qualcuno mi ha fatto aprire gli occhi e mi ha tolto le squame e mi ha permesso di crescere nella fede e di convertirmi un po'. Ma questo non è un atteggiamento molto frequente, questa è l'eccezione, questo qui. Purtroppo. Ecco, chiudiamo veramente contemplando Gesù. Vedete come San Francesco non si è inventato niente, e vedete anche come San Francesco veramente è stata la copia di nostro Signore. Il nostro Signore
Non è che digiunava soltanto volontariamente, a volte digiunava perché non si mangia, perché c'è niente da mangiare, quindi non è che sai, c'ho la dispensa piena, però oggi facciamo il digiuno per la conversione dei peccatori. No, no, ci ha reso completamente affidato alla provvidenza. Vedete qui, un giorno il padre, oggi si prende un'umiliazione, non si mangia, più tardi, e per chiedere soltanto un po' di pane e un po' di acqua. E questa, attenzione, è la motivazione, l'ho già accennata, ma la ripeto. In supplemento di quello in cui mancano i fratelli, in particolare i poveri che non si vogliono umiliare. E magari, appunto, anziché chiedere l'elemosina, si procurano il vitto con modi tanto impropri che, offendendo il Padre mio, disonorano l'anima loro. Allora, è chiaro che ordinariamente si ha una certa dignità, per cui, che la dignità dobbiamo sempre mantenerla, per cui ordinariamente devi cercare di procurarti il pane col lavoro della fronte, e devi cercarlo, ma se ti trovi oggettivamente in una condizione di impossibilità, quindi tu sai, cioè tu sai che la tua povertà non è addebitabile al tuo ozio o al fatto che ci marci, ma al fatto che non trovi, che stai in difficoltà, che non trovi lavoro, lì ti devi per forza umiliare. Non devi ricorrere a espedienti o addirittura, adesso non voglio fare esempi un po' scabrosi, no? Però è noto che oggi credo che sia una minoranza, ma a volte qualche donna come dire, si abbassa a fare il mestiere più antico del mondo per condizioni di disperazione, di necessità, purtroppo. Qualche caso sicuramente c'è di questi. Certamente questo, per carità, è molto diverso chi fa una cosa di questo genere, perché è spinto dalla disperazione, da chi lo fa perché c'è prova a gusto e si fa pure un sacco di soldi, specialmente solo a certi livelli, è chiaro. Però certamente non è che, essendoci anche queste circostanze attenuanti, quella cosa è giustificata agli occhi del Signore, no? Umiliati, chiedi aiuto. Perché umiliarsi è comunque un'operazione dolorosa, ma quando è necessaria, non ci si deve vergognare della povertà incolpevole, involontaria, dovuta a disgrazie o cose di questo genere. Si deve vergognare del peccato. Chiaro, quindi anche il mito del povero, per carità, va un po' sempre ridimensionato. Non c'è nessuna vergogna nel chiedere aiuto quando abbiamo realmente bisogno di aiuto. Chiaramente è ovvio che ci sono situazioni e situazioni, non bisogna abusare, non bisogna farlo diventare un mestiere o cose di questo genere, l'ho già detto, ma quando è necessario si fa, piuttosto che ricorrere a mezzi non ammessi dalla legge di Dio. Grazie Signore Gesù di tutto quello che anche oggi ci doni, e ti preghiamo di poter proseguire personalmente questa meditazione, ecco, davanti a te, chiedendoti soprattutto che tu ci mostri le nostre ferite, le nostre aree ancora non raggiunte dalla tua grazia, a causa delle nostre fughe o a causa della nostra non volontà di sottoporci al giudizio della verità e della tua parola, a causa delle nostre passioni, a causa delle nostre abitudini, dei nostri vizi, dei nostri comportamenti ancora da correggere o da raffinare.
Donaci la grazia a ciascuno di poterti vedere e di potervi, con il tuo aiuto, rimediare. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit unitate concilia socine, mi so creata mi dicent, omnes generationes, qui fecit mihi magna qui potens est, sanctum nomen eius, misericordia eius, progenie progenie, stimentibus eum. Fecit potentia un imbracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposit potente stese ed exaltavit humiles. Esurientes in plevit bonis, divites dimisit imanes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sic ut locutus est a patres nostros, Abraham et semineus in saecula. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus te nomine sua pace vita eterna. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.